Ciao ragazzi, sono appena finiti i sorteggi di Champions, della nuova Super Champions. C'è stato un po' di confusione insomma nel sorteggio perché è andato molto veloce e quindi magari qualcuno non ha capito bene come è finita. Adesso facciamo un riepilogo, ripassiamo un attimo il regolamento. Ogni squadra incontra due squadre di ogni fascia, però una la incontrerà in casa e una la incontrerà in trasferta, insomma, per cercare di semplificare il tutto. Poi ci sarà una classifica generale di tutte le squadre, dalla prima alla 36esima, e poi si delineeranno le prime 8 che passeranno subito ai quarti di finale. Poi ci saranno i playoff dalla nona alla 24esima e poi dei restanti subito eliminate. Allora, chi abbiamo preso? Abbiamo preso come prima partita il Lipsia, che affronteremo in casa, partita che quella lì naturalmente sarà già un po' uno spartiacque, perché diciamo che il nostro calendario si divide in una prima parte, sulla carta naturalmente, molto impegnativa nelle prime 4 partite. Nelle altre 4 invece diciamo che dovrebbe essere più semplice, ma sempre sulla carta, giusto perché nelle prime 4 troviamo avversari come il Lipsia, che comunque delle prime 4 che affronteremo secondo me è quella più debole. Poi il City, che affronteremo là, quindi questa è la partita più difficile, in casa l'Arsenal, e poi in Germania affronteremo il Leverkusen. Quindi già si potrebbe creare una classifica per quanto ci riguarda con impegni molto probanti. Dovremmo essere bravi a cercare di fare più punti possibile in queste partite che sono molto difficili. Dopodiché ci saranno tra virgolette le squadre più abbordabili, come la Stella Rossa, lo Young Boys, il Monaco e infine lo Sparta Praga, dove se vogliamo passare il girone come tra le prime 8, naturalmente queste 4 partite devono essere vinte tutte quante, e nelle altre 4 naturalmente devi vincere possibilmente quelle in casa e cercare di fare un punto in trasferta tra Manchester con il City, che è molto difficile, più plausibile con il Leverkusen, ma naturalmente non saranno passeggiate. Quindi il girone che affronteremo sarà un girone a due facce, molto impegnativo all'inizio, da non sottovalutare nella seconda parte. È chiaro che partire male, nel senso che nelle prime 4 non riuscire a fare almeno 4 punti, 5 sarebbe l'ideale, vorrebbe veramente dire che poi nelle altre non puoi sbagliare assolutamente. Se tu addirittura facessi meno di 4 punti nelle prime 4 partite, non dico che i playoff sarebbero quasi certi, ma poco ci manca, perché sarebbe veramente dura, visto che la media dovrebbe essere sui 18 punti per arrivare tra le prime 8, riuscire a evitare i playoff. Detto questo, bisognerà naturalmente vedere le partite di Champions, a quali partite si accavallano della Serie A, e valutare poi anche naturalmente il giorno in cui giocheremo la partita, perché quest'anno si potrà giocare anche di giovedì, questo lo vogliamo ricordare, e sapete benissimo che giocare di giovedì quando giocavamo l'Europa League e poi andare a giocare la domenica è abbastanza dura, per usare un eufemismo. Quindi ragazzi, spero di aver fatto un recap per quanto riguarda il sorteggio di Champions. È un sorteggio a metà, bisognerà sicuramente stringere i denti e cercare di portare a casa più punti possibili nella prima parte e far man bassa nella seconda. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo sempre di seguirci sui nostri canali Twitch, YouTube, pagina Facebook, Instagram e anche su X. E come dico sempre, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere. Oggi sorteggio di Champions, ma domani sarà già campionato e bisognerà essere ben concentrati per la partita con l'Atalanta. Ciao a tutti!